Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio della Poland Farm. Dopo una settimanella di assenza, rieccoci qua perché devo trovare anche un po' che lavorazione fare e quest'oggi, nuovo mezzo, nuovo video, nuovo mezzo. Ma avete consigliato di comprare dei nuovi marchi più conosciuti, credo, intendeste? Però io direi di andare avanti con questi marchi vecchiotti e stavo anche facendo dei vari conti. Già ne avevamo parlato, che ne so, di comprarci questi campetti qua. Dato che abbiamo mezzettini. Questo l'avevamo comprato, c'era già. Boh. Che ne so, questo poi lo potremmo vendere. Ci compriamo questi. 40, 50, 60, 70. 120. 150. 200.000 euro dovremmo starci dentro vendendo questi due, magari. Ci teniamo sempre il 25, poi più avanti il 33 e il 34 li riprendiamo. Però il 33 prima lo voglio rifalciare, cioè scusate, ritrebbiare. E a sto punto vediamo un po' se c'è qualcosa seminato ad erba, tipo il 28. Si è fermato, sì. Che stadio di fertilizzazione sarà mai? Non ce lo dirà mai perché non l'ha selezionata. Ok. Dai, almeno è fertilizzato, va bene. Allora io vi dico già che questo me lo compro. Poi andremo a comprarci anche gli altri. Il 29 no, non è... Vabbè, togliamo l'erba, sennò viene tutto arancione. Devo dire che non è malaccio come cosa. Allora, facciamo pure una nuova stradina quest'oggi. Ovvero torniamo indietro. Allora, ho venduto a suo tempo anche l'imballatrice nuova. Che diciamo che ho fatto sì una cavolata. L'inizio secondo me ci sta bene, molto meglio andare con questi mezzetti. Poi iniziamo, ad esempio, adesso abbiamo già il trattore sui 160, abbiamo questo e l'altro, lo ZTS che hanno sui... Ah, ok, resta così storto. 160-150 cavalli. Guardate che figata anche i balloni. Poi quanto riguarda fasciare i balloni, ho una bella idea. C'è un attrezzo usato, che ne so, in montagna, ma potrebbe essere molto comodo, un attrezzo un po' piccolino. Però, a parer mio, potrebbe andare bene. Io, tra l'altro, sto ancora trebbiando il 34, come potete vedere. Quindi, sono davvero stra indietro. Una marea di cose da fare. Quindi, piano piano si farà tutto. Poi ecco, l'idea, quella che avevo detto di comprare mezzi più conosciuti ci sta, ma più avanti, ora no. Che ne so, se, tipo i primi 20 episodi, i primi 15, no, andiamo avanti ancora con sti mezzetti. Cose conosciute potremmo fare come abbiamo fatto con l'imballatrice, attrezzature e basta. Mezzi conosciutissimi, no. Guardate qua c'è piccola farm. Ci sono un sacco di mappe in sto stile qua che non sono affatto male. Allora, dove dobbiamo andare? Sempre giù. Ok, andiamo giù. Ah, devo andare forse la precedenza noi. Quando pare. Vabbè. Ok, che non è fertilizzato. Anche la falciatrice qui sta andando su una Tarup. C'era la colorazione Kverneland. Ho detto, vabbè, facciamo la colorazione. Facciamo la marca Tarup, che mai sentita e boh, penso mai ne vedrò una. Poi non si sa mai, però ma né vista né sentita fino ad ora. E almeno questa è un pochettino più larga. Allora, destra, no, è sinistra. Il campo è questo qua. Ok, direi di partire da quella. Almeno questa è un po' più larga e riusciamo a far tutto per conto nostro. Allora direi di iniziare a dispiegarla. Ok, guardate che belle animazioni. Ha qualche possibilità? Alzare e abbassare. Vediamo un po' a che distanza. Ok, dai, vediamo.
Ok. Prima passata, vabbè. Avrei potuto farla passare. Se è alta l'erba. Passare direttamente dietro di noi. Però vabbè, per stavolta facciamo così. Poi ripasserò lì io a recuperare l'erba. È un campetto un po' così, eh. Questa qua è la zona dei campi abbastanza piccoli. Però in fondo non è neanche troppo piccolo. Ci sta. Adesso qua dite di. Ma sì, sfruttiamo tutto il terreno. No. No, non possiamo. Vabbè, andiamo poi dritti allora. C'è una cosa di sto tipo a sto punto. Poi avete visto che all'esterno si può comprare tutto quanto, ma costa un sacco. Qua siamo a Gorlice. Gorlice. Gorlice, che come cavoli si dice. Ha fatto pure la rima. No, dai. Ecco qui inizia il centro abitato. Stiamone fuori. Non vogliamo incasinarci. Questa volta comunque facciamo appunto balloni d'erba che poi li andremo a fasciare e vedremo se finalmente riusciamo a fasciare dei benedetti balloni in modo da fare anche un po' di soldi. E per quanto riguarda i carretti, penso che useremo ancora i soliti. Però insilato, cioè poi alla fine diventerà insilato, vedremo un po' che fare, nel senso se vender tutto subito oppure più avanti. Allora io mi regolo ancora un po', me lo sposto un po' più a destra in modo che non pesto giù nulla e lavora un po' di più. Ok, devo dire che non è male. Tra l'altro ha pure la possibilità questa falciatrice di avere posteriormente tipo, ui, di qua li sto andando, tipo un nastro che sposta l'erba. E altra cosa, mi avete consigliato di guidare un po' più dall'interno. E allora eccoci qua dall'interno. In realtà non su questa serie, ma nei commenti della Made in Italy o della Giselberg. Però noi facciamo qua. Scusate se vado un po' storto. Dovrei stare a filo con le ruote dove c'è l'erba. Più che altro quando ci sono le curve tipo qua. Faccio vedere se stiamo a filo o lasciamo indietro. Mi sa, devo stare. Devo prenderla un poco più larga. Oppure no, andava bene stare a filo. Vabbè. Vabbè, comunque qui un po' d'erba ne abbiamo. Ah, ecco, non so se la parte. Vedete il cielo fan sotto la plastica sotto, le plastiche davanti, quelle verde acqua. Non so se vanno bene per questa marca. Sarebbero della Kvernland. Però io ho detto, vabbè, non è male. Potrà andare bene anche per questa configurazione. Non ne ho la più pallida idea, vedremo un po' cosa mi scriverete qua sotto nei commenti. In realtà avrei potuto andare anche io a informarmi, però non avevo tempo e non mandava. Non volevo nemmeno vederne la realtà come fossero queste falciatrici. Allora cerchiamo di fare un po' meglio. A sto punto dopo potremmo fare anche un taglio in mezzo al campo. Comunque come trattore questo spinge, spinge davvero bene. Per quanto riguarda il ranghinatore, vi ricordate io quello nuovo. Abbiamo preso attrezzature nuove. Vabbè, ranghinatore basta. Vedrò un po', proverò magari a cercare online qualcosa. Ecco, ovviamente andrà a finire che voi me lo consigliate, io però ho già registrato il video quando uscirà questo. Quindi, tanto vale. Però vi ringrazio un sacco perché magari le mod che mi consigliate vanno bene su altre serie, oppure le potremmo prendere per questa serie, ma più avanti. Allora, io direi davvero di fare un taglio. Il rafano lifero gliel'abbiamo distrutto al vicino. Tra l'altro avrà anche, esatto, la portiera. Ah! Ho sbagliato, ragazzi. Portiera, tettuccio, vediamo se vado dritto, più che altro. Boh, sembrerebbe. Uno o l'altro, però. La portiera la chiudiamo, lasciamo aperto solo il tettuccio e il finestrino dietro. Ok, dove andiamo ora? No, io direi di. Ok,
riprendere da qua. Se riuscissi ad alzarla e non far cavolate. Bene, 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 ci siamo. Torniamo indietro. E dai, pressoché come cosa non sta venendo neanche malaccio. Spero vi possa piacere questo attrezzo e sto già valutando, che ne so, tipo cassoni da cambiare rispetto a quelli che abbiamo, pianali anche. Ho detto poco fa che avrei pensato di usare i soliti che abbiamo, però diciamo che si potrebbe anche cambiare perché faremo una marea di balloni. E una soluzione possibile ce l'avrei. Per quanto riguarda l'imballatrice, mi avete consigliato una Sipma o una Spima, adesso non ricordo la marca. Non dico che siano due marche, non so io quale sia la marca e quale sia una finta marca che mi sono inventato io. E comunque useremo una di quelle due. Useremo quella imballatrice lì che è molto tipo le Kron vecchie anni 2000, 2000, i primi anni 2000, ecco. E non sembra affatto male. E che dire, l'Ursus spero vi piaccia, è un po' molto simile all'altro trattore potente che abbiamo, però è un altro. E ora o come ora ci fa davvero comodo questo mezzaccio. Ha la potenza, è fatto bene. Tutto ciò che potremmo desiderare. Ora torniamo un pelo indietro. Ok. Cioè, voi non lo vorreste un mezzo così? Ma è fantastico. Beh, io non vorrei neanche dilungarmi troppo, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Vi invito come sempre a lasciare un bel like, commentare, condividere il video, ma soprattutto iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, passando social in descrizione, canale Twitch, Instagram, Facebook, come potete ben sapere sono i social. E Instant Gaming se volete dei giochi scontatissimi tramite il mio link. Io vi saluto, ciao a tutti ragazzi e al prossimo video.